Buonasera, bentrovati a questo nuovo appuntamento con l'informazione del TG6. In apertura il bollettino dell'emergenza coronavirus. Salgono a 450 i positivi al Covid-19 in regione Abruzzo. Sono dunque 65 in più rispetto al dato di ieri, giornata nella quale si era raggiunto un picco con 122 casi. Di questi 450, 48 sono in terapia intensiva, mentre sale anche il numero dei pazienti clinicamente guariti. Nel corso del TG di oggi, intanto, il sindaco di Montesilvano, Ottavio De Martinis, al microfono di Paolo Renzetti, ha annunciato il primo decesso di una donna nella sua città. Vediamo il servizio di Jacopo Forcella. Sale a 450 il numero di casi positivi al Covid-19 in Abruzzo, dimezzato il numero rispetto a ieri quando si era toccata a quota 122 casi in un solo giorno. Oggi i test sui tamponi eseguiti nei laboratori di Pescara e Teramo hanno restituito 65 positività. Attualmente sono 48 le persone che hanno necessità di respirazione assistita e sono per questo in terapia intensiva, mentre 190 i pazienti sono ricoverati in ospedale e 192 sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche i 17 pazienti deceduti, l'ultima in ordine cronologico questo pomeriggio a Montesilvano, con la notizia che è stata data in diretta nel collegamento con il sindaco Ottavio De Martinis. Una nostra concittadina di 81 anni è purtroppo deceduta a causa del coronavirus. Non ce l'ha fatta, questo vuoi la tarda età, vuoi la difficoltà che aveva da giorni, ricoverata in ospedale. Purtroppo questa notizia rattrista, ci rattrista tantissimo e ci serve ancora più da monito affinché si possa capire quanto sia importante assumere dei comportamenti responsabili in questo periodo. Sale lievemente anche il numero di pazienti clinicamente guariti, sono 8 infatti coloro che da sintomatici con manifestazioni cliniche associate al Covid-19 sono diventati asintomatici. Restano 2 i guariti in maniera definitiva perché risultati negativi in 2 test consecutivi, anche se il numero potrebbe essere differente in quanto alcuni dei pazienti clinicamente guariti sono ancora in isolamento domiciliare. Dall'inizio dell'emergenza coronavirus sono stati eseguiti complessivamente 2.695 test, di cui 1.606 sono risultati negativi e ad oggi si procede con un numero di esami diagnostici tra i 500 e i 600 al giorno. Pescara resta di gran lunga la ASL più colpita dall'emergenza con 259 casi positivi. 30 si riferiscono alla ASL Avezzano Sulmona L'Aquila, 80 alla ASL Lanciano Vasto Chieti e 81 alla ASL di Teramo. Andiamo avanti con il nostro telegiornale. Per contenere la diffusione del coronavirus, molti sindaci abruzzesi hanno firmato ordinanze che limitano ulteriormente le libertà personali. Non tutti i sindaci però sono d'accordo sull'emanare questi provvedimenti che vanno a sommarsi al decreto del governo, tra l'altro governo con il ministro per la coesione territoriale Boccia che in conferenza delle regioni e dicendolo anche all'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani ha ribadito la necessità di non emanare decreti sul territorio. Ordinanze restrittive sul territorio perché il governo sta lavorando ad omogeneizzare tutta la normativa. Comunque, vediamo il servizio di Giuseppe Dintino. Cali concittadini di Spoltore ha appena firmato l'ordinanza che a partire da domani fa divieto di svolgere qualsiasi attività motoria o sportiva anche in forma individuale su tutto il territorio di Spoltore. Misure sempre più stringenti emanate da gran parte dei comuni abruzzesi per limitare la diffusione del coronavirus. Ordinanze simili a quella di Spoltore sono state firmate a San Salvo. Ora è finito il tempo dei pretesti per uscire di casa. La situazione è grave e questo è un consiglio che serve a tutelare la salute di ciascuno di voi e la salute della mia e della nostra collettività. State a casa!
e a Martinsicuro, Alba Adriatica, Tortoreto, Silvi, Vasto, Montesilvano, Pescara, dove è consentito portare il cane a passeggio entro 400 metri dall'abitazione e fare la spesa nel raggio di un chilometro. I sindaci di Sulmona e Giulianova chiedono anche l'intervento dell'esercito. Dobbiamo farcela e ce la faremo solo stando a casa, ma dobbiamo far rispettare le regole e abbiamo la necessità di una presenza sul territorio dell'esercito. Molti dei sindaci abruzzesi quindi sono convinti che le misure adottate dal governo nazionale, a cui si aggiunge la zona rossa stabilita dalla regione in Valfino, non sono sufficientemente limitative, ma che occorrono provvedimenti più stringenti affinché le persone rimangano a casa. Non tutti i primi cittadini però sono della stessa opinione, nessuna ordinanza a Francavilla al Mare, poiché secondo il sindaco creerebbe solo confusione. Questa emergenza sanitaria è gestita a livello centrale dal governo, che probabilmente nei prossimi giorni farà un altro decreto ancor più restrittivo dei precedenti, e io ritengo che i sindaci non debbano prendere singole iniziative che possono creare più danno che beneficio, ma debbano invece rispettare e far rispettare quelli che sono i provvedimenti del governo, come stiamo facendo. Dunque avete visto il servizio e vedete anche nel nostro riquadro il messaggio, che più chiaro di così non si può, anche se in dialetto, ma chiaramente tutti noi lo comprendiamo. E il messaggio ci arriva da San Giovanni Teatino, dove per noi c'è Paolo Renzetti con il sindaco Luciano Marinucci. Buonasera Paolo e buonasera al sindaco che ha accettato il nostro invito. A te. Grazie Alfredo, buonasera dal comune di San Giovanni Teatino, siamo a Palazzo di Città, siamo nella stanza del primo cittadino Luciano Marinucci, che salutiamo e ringraziamo. Buonasera sindaco. Buonasera a voi. Allora, il messaggio è più che mai chiaro qui alle nostre spalle. Sì, il messaggio è chiaro, non lo è chiaro per tanti, non a caso abbiamo dovuto adottare un provvedimento restrittivo sulla scorta di quelle che i miei colleghi avevano fatto il giorno prima sull'area metropolitana. Penso che sarà un provvedimento che verrà adottato per tutta l'area metropolitana, perché è l'unico metodo per combattere realmente questa infezione da virus. Sindaco, allora facciamo il punto della situazione per quanto riguarda San Giovanni Teatino, comune di 15.000 abitanti, siamo nell'area metropolitana di Pescara Chieti. Ad oggi quali sono i numeri e quelli ufficiali che ci può dire ovviamente? Ad oggi i numeri sicuramente sono molto migliori di quelli che si trovano nella nostra circondario. Vi ricordo che ci sono due aree rosse chiuse, quindi San Giovanni Teatino, diciamo che ha avuto il primato di avere il primo malato e quindi anche il primo guarito. Io ho pensato di poter fare un'altra scommessa con il mio popolo, ed è quello di collaborare tutti assieme per rimanere tali. E abbiamo l'ultima restrizione, che è oggi, mi hanno comunicato il ricovero di un paziente che è rientrato da una vacanza, presentava dei sintomi, è stato accompagnato in ospedale e oggi è in terapia per questo problema. Altri in osservazione finiscono il 23. Credo che la situazione sia nell'ordine di tre persone che sono contagiate, il resto in osservazione, ma parliamo di due o tre persone massimo. Quindi una situazione ovviamente da tenere sotto controllo, ma che non è paragonabile fortunatamente a quella di altri centri della nostra regione. No, assolutamente no, però non è da trascurare, perché purtroppo tutti quanti pensiamo che questo problema riguarda gli altri e mai a noi stessi. È un problema che in altre parti del mondo, parliamo della Cina per esempio, dove ha prodotto una serie di decessi notevoli. L'Italia sta diventando per primato uno del secondo paese o il primo paese in assoluto per decessi, quindi significa che è un problema molto serio, secondo me affrontato sotto gamba da chi doveva affrontare questo problema, perché ritengo che le attività andavano chiuse tutte. Tutte e i militari dovevano scendere in campo prima e non adesso per caricare solo le bare. Attività commerciali da chiudere, però ovviamente a San Giovanni Teatino, come in tutte le altre città del nostro paese, alcune attività restano comunque aperte. Secondo lei questo è un rischio? È un rischio purtroppo che dobbiamo correre, perché una delle esigenze primarie è quella di nutrirsi e come tale va considerato. Io ho dato ai miei cittadini, con tutti i canali possibili immaginabili, sto rispondendo a tutti i WhatsApp, a tutti i Messenger, a tutti gli interventi che si fanno sul mio profilo Facebook e quello del comune. Bisogna andare a fare la spesa veloci e tornare immediatamente a casa, perché anche i virus si gira per i centri commerciali, per i supermercati come noi. Meno contatti abbiamo col virus e meno possibilità abbiamo di riportarli a casa
E badate bene, contagiare significa trasferire questo problema a persone che sono indifese, che nemmeno se l'aspettano. Gli anziani che stanno morendo negli ospedali da soli, perché non è possibile assistere in un ospedale un paziente ricoverato per i problemi del virus, è un problema serissimo. Gli anziani questo credo che non lo meritano. Sindaco, parliamo un attimo anche di quello che state facendo come amministrazione comunale per quanto riguarda la disinfezione che è in corso proprio nella città di San Giovanni Teatino, sia nella parte bassa che nella parte alta. Cosa state facendo e in cosa consiste questa disinfezione? Allora, noi stiamo disinfettando il territorio, tutte le strade centrali, tutte le parti del centro di San Giovanni Teatino, quelle più frequentate. Nei momenti in cui è previsto questa frequentazione mi riferisco chiaramente ai servizi essenziali, quindi l'ufficio postale, la farmacia, a ridosso delle zone mediche, degli poliambulatori, e lo stiamo facendo con la SGS, che è la nostra società che raccoglie e smaltisce i nostri rifiuti, che già di per sé ha ridotto alcune attività che svolge sul territorio comunale per garantire, eventualmente si dovessero contagiare degli operai che fanno questo servizio, un ricambio di squadra per continuare a raccogliere l'organico che sicuramente, se non raccolto, potrebbe generare un problema molto più, molto più grave del virus. Stiamo disinfettando con i mezzi dell'SGS tutti i giorni, la mattina presto alle 5, la macchina spazza la strada e anziché lavare con l'acqua, lava con una soluzione che è fatta di ipoclorito di sodio. Proprio oggi l'ARTA mi ha comunicato che l'ipoclorito di sodio va usato con parsimonia perché potrebbe inquinare le falde acquifere, visto che non piove, non nevica ormai da tempo, il pericolo c'è, anzi informo che l'ACA sta riducendo la pressione dell'acqua nelle utenze pubbliche e private, perché probabilmente quest'estate dovremo fronteggiare anche la carenza di acqua potabile. Sindaco, la domanda che abbiamo fatto anche agli altri primi cittadini della nostra regione attraverso questo tour che stiamo facendo ormai quotidianamente da 2 settimane per le città, i centri della nostra regione, come stanno rispondendo i cittadini di San Giovanni Teatino a queste ordinanze, alla raccomandazione di restare assolutamente a casa? Allora, molti responsabili sono rimasti a casa, molti inconsapevoli invece hanno continuato una vita quotidiana come se ciò non fosse. Io ho detto a loro che i loro figli stanno a casa, le scuole sono state chiuse per tutelare la salute dei loro figli, non per metterle a repentaglio. Ho dovuto chiudere i parchi, forse sono stato il primo sindaco che ha adottato questo provvedimento, perché mi sono reso conto che i parchi erano diventati la località della Pasquetta per fare scampagnate. Non è possibile concedere questo spazio al virus, perché questo virus si insidia proprio laddove si accomunano le persone. Quindi ho evitato questo. Ad oggi, proprio aver constatato che questa direttiva non veniva recepita appieno, ho adottato il provvedimento massimo, estremo, quindi non si può fare più jogging, non si può fare più portare a spasso il cane se non a 400 metri dall'abitazione, non si può andare in giro in bicicletta, si deve uscire velocemente e tornare a casa con la giustificazione in tasca, perché le norme penali sono tante, ma anche quelle pecuniarie. Rinucci, San Giovanni Teatino è il primo centro in Italia per densità di presenza di centri commerciali. Tanti centri commerciali sono chiusi a San Giovanni Teatino, altri che vendono generi alimentari sono aperti. Ovviamente in prospettiva si guarda anche a quello che sarà il danno economico per quanto riguarda questa pandemia. State già pensando a come guardare, a come affrontare il dopo? È ancora troppo presto. Guardi, io credo che la salute abbia un valore inestimabile. Mi rendo conto che gli imprenditori in questa vicenda ci rimetteranno gran parte dei loro sacrifici. Ma credo che l'utente all'imprenditore serve vivo, non serve morto, quindi fare questi sacrifici, limitare le attività, oggi il decreto ministeriale ha solo le attività che svolgono distribuzione di alimenti e di prodotti per l'igiene personale, gli altri sono tutti chiusi anche se potrebbero rimanere aperti. Questo è un grande riconoscimento che voglio fare agli imprenditori del territorio. Gli strumenti che lo Stato ha messo a disposizione con la cassa integrazione e altri ammortizzatori consentono di poter affrontare questa crisi. Penso che domani cosa fare? Noi possiamo fare semplicemente quello che lo Stato ci mette a disposizione, non possiamo inventarci altro. Alfredo, se ci sono delle considerazioni da studio, ovviamente il sindaco di San Giovanni Teatino è a disposizione per qualche ulteriore considerazione. Sì, una domanda che nasce dalla notizia che ho letto poco fa e che riguarda il ministro Boccia, che i presidenti di regione ha raccomandato
Ciò che in Abruzzo invece è accaduto, e sappiamo che Marsilio ha firmato nonostante il parere contrario del governo, cioè Boccia ha detto non fate ordinanze spot singole perché è il governo che deve omogenizzare tutte le aree della nazione secondo una stessa normativa. Mi pare di capire che il sindaco non è di questo avviso perché ha agito da par suo, però la domanda è questa: si aspetta a breve una misura ancora più forte dello Stato? È questo che stanno chiedendo molte regioni, volevo sapere anche se lui è d'accordo. Certo, allora il collega Alfredo Primante da studio parlava e riferiva delle parole del ministro Boccia, che ha detto no ad ordinanze spot da parte dei sindaci, no ad ordinanze singole da parte dei primi cittadini. E poi un'altra considerazione che riguarda eventuali altre restrizioni nel nostro paese decise dal governo. Queste sono le due considerazioni, la prima e poi questa seconda. Beh, guardi, penso che le parole del ministro sono delle parole che potrebbero essere interpretate così. I sindaci non hanno fatto ordinanze che potessero contrastare col decreto ministeriale, anche perché l'imprenditore sicuramente si tutelerebbe nelle sedi opportune. Impedire di fare lucro in un'attività economica e finanziaria sicuramente potrebbe avere dei risvolti anche civili ed economici. Questo chiaramente è un problema, e se lo Stato non ha questa sensibilità è probabilmente perché si è reso conto che il fenomeno può essere contenuto. Peraltro si aspetta ulteriori restrizioni? Io mi aspetto sicuramente ulteriori restrizioni, perché non è possibile. Questo significherebbe, mi scusi sindaco se la interrompo, chiudere tutte le attività, anche quelle lavorative. Guardi, voglio dire solo una cosa a rispondere a questa domanda: il virus si nutre dell'uomo, se non lo trova entro 12 ore muore, quindi tutti quegli ambienti dove il virus può vivere più di 12 ore, può essere raccolto e portato a casa delle persone che non lo aspettano, bisogna trovare la soluzione a questo, il resto secondo me sono chiacchiere. Grazie al primo cittadino di San Giovanni Teatino, Luciano Marinucci. È tutto dunque da San Giovanni Teatino, in linea che può tornare allo studio. A te Alfredo. Grazie a Paolo Renzetti, grazie al sindaco di San Giovanni Teatino per questo collegamento. Noi passiamo da un sindaco all'altro, che anche tra l'altro presidente della provincia di Pescara. Stiamo parlando del sindaco di Colle Corvino Zaffiri, che ha lanciato un allarme dicendo siamo preoccupati perché aumentano nel suo paese le situazioni di disagio dovute al coronavirus. Ci sono stati i primi due morti nelle ultime ore, un uomo di 81 anni e una signora di 88. In più, dice Zaffiri, in paese ci sono 8 contagiati e una quarantina di persone in quarantena. Sentiamo il servizio di Stefano Recanati. Presidente della provincia, il sindaco di Colle Corvino Zaffiri, lei da oggi ha fatto sapere tramite anche agenzie stampa che è molto preoccupato per la situazione che si sta verificando sul suo comune. Due morti, due persone anziane, 8 contagi, 40 quasi persone che sono in quarantena. Ecco, lei è molto arrabbiato. Sì, sono arrabbiato, sono deluso, perché non viene percepita la pericolosità. Non hanno capito alcune persone, non tutti, alcune persone che escono per motivi futili, banali, per fare un estratto conto. Mi viene una cosa banalissima che si può fare a meno: persone che escono e mettono a repentaglio la vita di altri e dei familiari stessi. L'autocertificazione serve solo per le cose utili, generi alimentari di prima necessità e farmaci, non serve per altro. Questa autocertificazione è stata presa come una cosa per una giustificazione banale per uscire, ma l'autocertificazione non giustifica la morte di altre persone. Ecco, lei ha puntato il dito anche sul fatto che comunque sul suo comune c'è un medio centro commerciale dove vede persone anche dei paesi limitrofi che vengono a fare la spesa quando non è possibile. Certo, ho detto che bisogna adottare delle misure più restrittive. Perché? Perché non è concesso, non è concepibile che uno esce per fare la spesa di beni di prima necessità e fa decine di chilometri per andare al supermercato. Non è possibile. La spesa si fa vicino a casa, il primo negozio utile, non facendo decine e decine di chilometri per trovare un negozio.
Questo significa fare mobilità, significa ampliare la mobilità e trasmettere virus altrove. Il virus è presente, è vicino, è una cosa invisibile, ma ce l'abbiamo vicino. Ecco, lei la sentiamo abbastanza molto arrabbiata, è pronta anche a prendere misure più restrittive nel suo comune? Certo, vediamo un po', stiamo valutando, perché comunque bisogna valutare anche con la ASL per vedere i numeri, se ci sono o meno. Però se continua così la situazione dobbiamo prendere restrittive assolutamente. Ecco, per chiudere, lei che è anche presidente della provincia di Pescara, che ha un po' il polso della situazione, com'è, che cosa sta vivendo la provincia di Pescara in questo momento? La provincia di Pescara sta vivendo una situazione critica. Oggi sono stato all'ospedale di Pescara, reparto urologia che è stata trasformata a Covid-19, reparto pneumatologia Covid-19, non ci sono più i posti, non ci sono più i posti, non ci sono più i presidi sanitari per proteggere chi opera giornalmente sul fronte e non ci sono più i respiratori. La situazione è drammatica, è drammatica. Continuiamo con un'altra notizia che riguarda il Tribunale di Pescara, che è stato oggetto di sanificazione nelle stanze e nei corridoi della Procura, dove negli ultimi giorni sono stati riscontrati 3 casi di positività al Covid-19 riguardanti 2 collaboratori di un magistrato e un esponente della Polizia Giudiziaria. Il primo caso di positività al 4° piano del Palazzo di Giustizia si era registrato una decina di giorni fa e verosimilmente i contatti ravvicinati avvenuti in un ambiente di lavoro piuttosto ristretto hanno esposto al contagio altre 2 persone. Al momento in procura, come negli altri spazi del tribunale, si lavora a ranghi ridotti garantendo una serie di presidi che vedono il personale alternarsi con della turnazione. E adesso il risvolto del coronavirus sulle aziende, stiamo seguendo da vicino questo tema ormai da diversi giorni con tutte le nostre edizioni del telegiornale. Torniamo in Val di Sangro e in generale nel sud della regione, tutto votato quasi all'automotive, sciopero alla Hydro Alluminio di Atessa, 8 ore per turno proclamato da FIM e FIOM per i 200 dipendenti per chiedere il fermo come misura contenitiva del contagio da coronavirus. I 2 colossi invece, la Sevel e la Honda, hanno già sospeso l'attività, la prima fino al 29 di marzo, la seconda fino al 3 di aprile. Il punto della situazione in Val di Sangro con il delegato FIOM CGL Andrea De Lutis. Per fare il punto della situazione partiamo da Sevel. Oggi si è concluso con esito positivo l'esame congiunto riguardante la richiesta di cassa integrazione della SPA. Tutti i periodi dei giorni passati saranno coperti da cassa integrazione, compreso il giorno 17, è una data per la quale ci sono state molte polemiche nei giorni passati, ma poi nei fatti è andata come avevamo anticipato ai lavoratori. L'azienda sarà chiusa fino al 30 di questo mese, poi ci aggiorneremo per vedere cosa succederà nelle giornate successive, se ci sarà la necessità di continuare con il fermo oppure riprendere le attività. Honda ha comunicato che fermerà le attività anch'essa per ridurre al massimo il rischio da contagio di Covid-19, le attività dovrebbero riprendere per la Honda il 6 di aprile. Per quanto riguarda la ISRI, oggi ha avuto l'epilogo anche lo scontro che è stato nei giorni passati al fine di cercare di fare un accordo di cassa integrazione. Oggi anche in questa azienda si è avuto un incontro con esito positivo, si valuteranno nelle prossime giornate le condizioni generali del sito, le RSU e le RLS scenderanno in azienda per andare a verificare la situazione e cercare di suggerire per ottenere il massimo della sicurezza
per le maestranze. In senso generale, in quasi tutte le aziende si sta divenendo d'accordo di cassa integrazione, almeno lì dove non sono garantite al massimo la sicurezza. In altre aziende si continua a lavorare, per quello che sappiamo, rispettando il protocollo. È ovvio che la nostra grande incognita sarà per le aziende che non sono sindacalizzate e dove non siamo presenti, perché lì noi purtroppo non riusciamo ad avere notizie. Le ultime due incognite che restano in questo momento sono la Hydro Bidding System di Atessa, dove non riusciamo ad arrivare ad un accordo. L'azienda ha chiesto cassa integrazione, ma non sta di fatto fino a questo momento riducendo il numero delle presenze all'interno dello stabilimento. Speriamo di sbloccare la situazione nelle prossime ore. E invece, per quanto riguarda la CP International, abbiamo avuto una spiacevole notizia nella giornata. Infatti sono state indette 4 ore di sciopero dall'RSU. L'azienda ci fa sapere che non saranno anticipate le di cassa integrazione alle normali scadenze, quindi il rischio è che non garantiamo quello che prevede il protocollo del 14 marzo 2020, di conseguenza significa che i lavoratori dovranno aspettare le spettanze con pagamento diretto dall'INPS e saranno costretti, non sappiamo per quanto tempo, a restare senza reddito. E mercoledì prossimo, il 25 di marzo, si svolgerà la riunione del CICAS, il Comitato di Intervento per le Crisi Aziendali e di Settore, che dovrebbe dare il via libera all'accordo regionale per l'erogazione della cassa integrazione in deroga. Ad annunciarlo è stato l'assessore alle politiche del lavoro Piero Fioretti, che ha incontrato in videoconferenza la ministra del lavoro Catalfo per affrontare le problematiche legate all'attuazione del decreto Cura Italia, che proprio sugli strumenti di welfare lavorativo ha concentrato l'attenzione. Aspettiamo che il testo del decreto sia pubblicato ufficialmente, ha detto Fioretti, e di seguito vengano emanate le circolari esplicative del Ministero e dell'INPS. È importante chiarire che le aziende che già fanno parte del fondo che finanzia la cassa integrazione ordinaria e straordinaria non devono attendere alcuna scadenza, presentano la domanda e poi verrà erogato il trattamento di cassa integrazione. Discorso diverso invece per le piccolissime aziende regionali, per le quali l'erogazione della cassa integrazione in deroga presuppone la sottoscrizione di un accordo regionale in sede di CICAS allargato, cioè nel quale prendono parte anche i rappresentanti delle categorie di pesca, agricoltura e studi professionali, che di norma non fanno parte del comitato. La sottoscrizione dell'intesa è un passaggio importante e decisivo, ma è importante sottolineare, conclude Fioretti, che ogni possibile intervento è sotteso anche alla ripartizione delle risorse nazionali che dovranno essere trasferite alle regioni. Andiamo avanti su questo argomento, perché questo pomeriggio abbiamo registrato un'intervista via Skype con il presidente del Polo Automotive d'Abruzzo, Giuseppe Ranalli, che ha commentato le chiusure di queste ultime ore nelle fabbriche dell'automotive della Val di Sangro e non solo. Secondo Ranalli, quello che stiamo vivendo è solo un passaggio a vuoto prima della necessaria ripresa. Per quanto riguarda invece la decisione di chiudere, Ranalli difende la categoria degli imprenditori e dice: stiamo dimostrando sensibilità e spirito d'appartenenza alla collettività. Vediamo il servizio. È chiaro che ci sono a macchia di leopardo dei grandi rallentamenti nell'ambito della supply chain. L'automotive è il settore che ha le più grandi interconnessioni globali, quindi è chiaro che all'interno della supply chain, quando ci iniziano a essere interruzioni legate appunto al problema del virus, al reperimento dei materiali, non ha senso tenere a rischio le persone facendole lavorare, per quanto sono aziende che si sono già organizzate seguendo rigidamente i protocolli, ma tenere aperti stabilimenti per farli lavorare a singhiozzo è una cosa che oggettivamente non ha senso. È stata l'attenzione verso i lavoratori e la tutela della loro salute a far fermare le fabbriche, o insomma la congiuntura globale ha giocato un ruolo fondamentale? Ma sono tutte e due, non è che una esclude l'altra, perché per quanto in Italia c'è un atteggiamento sempre abbastanza
diffidente nei confronti degli imprenditori. In realtà quello che stiamo vedendo è che in questo momento particolare anche il polo automotive nel suo piccolo è stato tra i primi a darsi da fare, ma quello che stiamo vedendo è che c'è una grande sensibilità. Basta vedere che i primi a muoversi, quelli che stanno sostenendo di più anche la sanità, sono gli imprenditori. Io spero che quando poi finirà questo qualcuno se lo ricordi. Noi come Tecnomatic stiamo lavorando fino a quando ce lo consentono, però abbiamo attrezzato 40 postazioni per le persone che lavorano in progettazione, nel software e nella logistica, che lavorano da smart working. La produzione sta lavorando, hanno tutti quanti gli strumenti di protezione, incredibile che non si trovavano, a noi ce le ha spediti un nostro cliente, la Dongfeng ci ha spedito le mascherine perché loro ne avevano in avanzo e ce le hanno spedite. Alla ripresa delle attività, visto che insomma la domanda, come ha detto lei, anche a livello globale è praticamente ferma e il settore chiaramente ne risentirà, che cosa ritroveremo delle aziende, soprattutto delle piccole aziende dell'indotto? Io credo, mi auguro, ma sono certo che ritroveremo tutto. Sono già iniziate una serie di iniziative che chiaramente si andranno a consolidare, perché è chiaro che quando finirà questo non è che il mondo non riparte, il mondo riparte, e le fabbriche tedesche, ma tutte le fabbriche europee hanno decretato 3 settimane di stop, per cui è chiaro che la Denso si ferma. Chi dovrebbe fornire i componenti a delle fabbriche chiuse? Non ha senso. La Sevel, che è un produttore, da chi riceverebbe i componenti? Stessa cosa per la Honda. Cosa dovrebbe fare secondo lei il governo, che non è ancora stato fatto, per consentire una ripresa più agevole al momento in cui la situazione tornerà a una pseudo normalità? In questo momento qui voglio vivere fino in fondo da cittadino una piena aderenza alle istituzioni. Tutti avrebbero potuto far meglio, una situazione del genere non se la sarebbe mai immaginata nessuno, e il nostro paese non viveva una realtà del genere dalla Seconda Guerra Mondiale, ma non solo noi, tutti gli altri. Basta vedere che se ci confrontiamo un po' con chi è vicino a noi, ci sono ancora paesi che non hanno ancora preso piena coscienza. Quindi gli errorucci dell'Italia di fatto li stanno facendo tutti, e anche di più. Sicuramente la richiesta che sta facendo l'Italia di attivare il fondo salva stati per intervenire nell'economia reale sarà necessario, ma sarà alla fine un passaggio obbligato. Adesso facciamo un salto fuori regione, anche al di là della nostra nazione, andiamo oltre Manica. Anche l'Inghilterra sta adottando misure più stringenti per il coronavirus e Londra potrebbe presto diventare zona rossa. Nel frattempo, come è accaduto in Italia, anche nell'isola britannica le persone hanno assalito i supermercati. Ecco alcune testimonianze dei tanti abruzzesi, ne abbiamo scelti alcuni, che vivono in Inghilterra. Vediamo il servizio. Dopo un'iniziale sottovalutazione dell'emergenza, anche in Inghilterra vengono applicate misure stringenti per contenere la diffusione del coronavirus. All'annuncio che Londra potrebbe diventare zona rossa, come accaduto in Italia, i cittadini hanno assalito i supermercati, benché non ci sia nessuno stop alle merci. Nothing. People are going mad, man. Mazen è un giovane attore di Montesilvano che, appena finito di girare un film ambientato ai tempi della peste nera, ci ha raccontato la situazione nella capitale inglese, che presto potrebbe essere blindata. La situazione è stata presa molto sotto gamba dal governo inglese. Praticamente sta cambiando tutto nel giro di pochissimi giorni, un po' come è successo in Italia, insomma. Qui la gente è un po' impaurita, un po' impanicata. Aspetta, se riesco a farti vedere che i supermercati sono mezzi vuoti praticamente, frutta e verdura, non c'è quasi più niente, vedi, quasi tutto vuoto. Manca la carta igienica, mancano insomma queste cose essenziali per tutti quanti. Come è accaduto in Italia nei confronti dei cinesi, al vertiginoso aumento dei contagi nel nostro paese si è sviluppata la diffidenza nei confronti delle comunità italiane all'estero. Io ero in Italia, ero al nord dell'Italia, vicino Vicenza, a girare un film fino al 29 di febbraio. Poi quando siamo tornati c'è stato comunque un sacco di diffidenza dalle persone, perché comunque per tutto quello che stava succedendo lì, appunto. Elena invece ci ha raccontato del partner che continua a lavorare in un ospedale inglese senza adeguate protezioni. Fino al weekend scorso non c'era nessuna misura, perché ha continuato a lavorare lo stesso,
senza protezione, senza mascherina, senza niente. Dicevano niente, non dichiaravano niente. Lui lavora in ospedale, dicono non sappiamo se c'è il coronavirus in giro. Elena ha scritto su Facebook di una disavventura coi paramedici che non l'hanno voluta sottoporre al test, nonostante avesse denunciato gravi sintomi. Secondo l'insegnante, inoltre, in Inghilterra è stato stabilito un limite di età sopra il quale non vengono effettuati tamponi. Niente test se non hai 65 anni e se non hai veramente sintomi di casi estremi. Torniamo adesso nella nostra regione. Attraverso una campagna di raccolta fondi promossa per sostenere le strutture sanitarie abruzzesi sono stati raccolti finora 170.000 euro sul conto corrente dedicato aperto da Regione Abruzzo. Pagine social e blogger hanno deciso di unire le loro community e dal lancio della campagna, partita il 10 di marzo, è stata raccolta una ragguardevole cifra immediatamente disponibile e che sarà usata per l'acquisto di macchinari, mascherine, dispositivi di protezione individuale e tutto quello che è necessario mettere a disposizione delle strutture sanitarie abruzzesi per fronteggiare l'emergenza coronavirus. Proseguiamo con la solidarietà, perché la Giunta Comunale di San Salvo e altre realtà cittadine hanno aderito e stanno aderendo alla raccolta fondi aperta dalla Pilkington per acquistare apparecchiature elettromedicali per la terapia intensiva dell'ospedale San Pio di Vasto. Abbiamo quindi deciso responsabilmente di donare 7.000 euro all'ospedale di Vasto attraverso il conto corrente aperto dalla Pilkington per questa raccolta fondi. Sappiamo a cosa sono destinati questi soldi, e cioè saranno destinati all'acquisto di unità di terapie intensive per il nostro ospedale. Per questo vogliamo ringraziare tutti i dottori, gli infermieri, gli operatori sanitari, gli autisti del 118 per il prezioso lavoro che stanno svolgendo in questi giorni. Iniziativa benefica a cui aderiranno sicuramente anche i consiglieri di minoranza e di maggioranza. Sappiamo di sicuro che anche i dipendenti comunali hanno dato la loro adesione, e per questo ringrazio anche il centro diurno anziani Evaristo Sparvieri, che ha dato un contributo di 1.000 euro. Faccio un appello a tutte quelle persone più fortunate di questo territorio affinché possano condividere la loro ricchezza dando un contributo per questa giusta causa. Proseguiamo con un'altra notizia, un altro aspetto di questa emergenza coronavirus, cioè l'aspetto psicologico. La psicologa Clarissa Poggi spiega come gestire l'ansia generata dalla pandemia da Covid-19. L'Ordine degli psicologi ha messo in campo un servizio apposito. Vediamo il servizio di Gioia Chiostri. L'Ordine degli psicologi d'Abruzzo ha messo a disposizione dei cittadini un supporto psicologico, così da consentire di affrontare in modo più agevole l'emergenza nazionale legata al Covid-19. È nato lo sportello d'ascolto emergenza Covid-19, proprio per consentire alle persone anche in difficoltà psicosociale di poter contare su un alleato in più. L'Ordine degli psicologi della Regione Abruzzo, cioè, ha messo a disposizione dei cittadini abruzzesi un supporto psicologico. La linea d'ascolto è Psicologi Abruzzo contro il Covid-19. Nella schiera dei dottori di psicologia c'è anche lei, la giovane Clarissa Poggi di Tagliacozzo. Oggi ci stiamo ritrovando tutti ad affrontare un momento di crisi legata alla quarantena e legato anche all'insorgenza di questo virus. Ma partiamo dal termine crisi. Crisi deriva dal greco krino, che significa separare, dividere, ma in senso più lato anche giudicare e valutare. Molto spesso lo associamo a qualcosa di negativo dal quale noi dobbiamo proteggerci. Invito a guardare il lato positivo, perché tutti possiamo reinventarci andando a modificare e scoprire lati del nostro carattere che non sapevamo neanche di avere. Bisognerà mandare semplicemente un'email a clarissa.unch@gmail.com. Da lì partirà un iter anche di semplici chiacchierate e il servizio sarà attivo fino alla fine dell'emergenza Covid-19. È tutto per questa edizione del TG6, sono le 19.38 e 20 secondi. Io vi ringrazio per averci seguito, il prossimo appuntamento è alle ore 23.00.